Dunque, come sapete, dopo la pausa che abbiamo avuto la settimana scorsa, riprendiamo oggi la lettura del Paradiso. Oggi leggeremo il canto secondo e che Dio ce la mandi buona, perché è un canto davvero complicato. Quindi vediamo se possiamo chiarirne almeno alcune parti. Come al solito leggo tutto di seguito, poi riprendo per spiegare. A un certo punto durante la spiegazione faccio una pausa di 5 minuti durante la quale vi prego di inviarmi se ne avete, e questa volta ne avrete sicuramente, i vostri dubbi sulla chat. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a rivederli i vostri liti. Non vi mettete in pelago, che forse perdendo me rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo, giammai non si corse. Minerva spira e conducemi a Apollo, e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vive sì qui, ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro naviggio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna e quale. Quei gloriosi che passaro al colco non s'ammirarono come voi farete quando Iason vider fatto mi folco. La concreata e perpetua sete del deiforme regno ci importava, veloci quasi come il ciel vedete. Beatrice in suso e io in lei guardava. E forse intanto, in quanto un quadril posa e vole dalla noce si dischiava, giunto mi vidi che mirabil cosa mi torsi il viso a sé, e però quella, cui non potea mia cura essere ascosa, volta ver me, sì lieta come bella, drizza la mente in Dio grata mi disse, che ne ha congiunti con la prima stella. Parevame che nube ne coprisse, lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sol ferisse. Per entro sé l'eterna Margarita ne ricevette, com'acqua riceve raggio di luce permanendo unita. Sio era corpo, e qui non si concepe come una dimensione altra patio, che esser conviene se corpo in corpo repe, accender ne dovria più il disio, di veder quell'essenza in che si vede come nostra natura e Dio su mio. Lì si vedrà ciò che tenem per fede, non dimostrato, ma fia per sé noto, a guisa del ver primo che l'uom crede. Io risposi, Madonna, sì devoto come esser posso più, ringrazio lui, lo qual dal mortal mondo m'ha remoto. Ma ditemi, che sono i segni bui di questo corpo che la giuso in terra fan di Caim favoleggiare altrui? Ella sorrise alquanto, e poi, se li erra l'opinione, mi disse di mortali, dove chiave di senso non diserra, certo non ti dovrei impungerli strali d'ammirazione mai, poi dietro ai sensi vedi che la ragione ha corte l'ali. Ma dimmi quel che tu da te ne pensi. E io, ciò che n'appar qua su diverso, credo che fanno i corpi rari e densi. Ed ella, certo assai vedrai sommerso nel falso il creder tuo, sebbene ascolti l'argomentar ch'io gli farò avverso. La sfera ottava vi dimostra molti lumi, li quali e nel quale e nel quanto notarsi possono di diversi volti. Se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtù sarebbe in tutti, più e men distributa e altrettanto. Virtù diverse, esser convenion frutti di principi formali, e quei fortuno seguiteriano a tua ragion distrutti. Ancor, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, od oltre in parte fora di sua matera sì digiuno e sto pianeta, o siccome comparte lo grasso il magro un corpo, così questo nel suo volume cangerebbe carte. Se il primo fosse, fora manifesto nell'eclissi del sol, per trasparere lo lume come in altro raro ingesto. Questo non è,
Però è da vedere dell'altro, e se gli avviene che c'ho l'altro casse, falsificato fialo tuo parere. Se lì è che questo raro non trapassi, esser conviene un termine da onde lo suo contrario più passar non lassi, e indi l'altro raggio si rifonde, così come color torna per vetro, lo qual di retro a sé piombo nasconde. Or dirai tu che il si dimostra tetro, ivi lo raggio più che in altre parti, per esser lì refratto più a retro. Da questa istanza può deliberarti esperienza, se già mai la provi, che esser suol fonte ai rivi dimostrarti. Tre specchi prenderai, e i due rimuovi da te d'un modo, e l'altro più rimosso, tramboli primi gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso ti stia un lume che i tre specchi accenda e torni a te da tutti ripercosso. Benché nel quanto tanto non si stenda la vista più lontana, li vedrai come convien che ugualmente risplenda. Or come ai colpi delical dirai, della neve riman nudo il suggetto e dal colore dal freddo primai, così rimaso te nell'intelletto voglio informar di luce sì vivace che ti tremolerà nel suo aspetto. Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'esser di tutto suo contento giace. Lo ciel seguente, che ha tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze, da lui distratte, da lui contenute. Gli altri giron, per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono ai lor fini e lor semenze. Questi organi del mondo così vanno, come tu vedi ormai, di grado in grado, che di lus prendono e di sotto fanno. Riguarda bene ormai, siccome io vado per questo loco al vero che disiri, sì che poi sappi sol tenerlo guado. Lo moto e la virtù dei santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, dai beati motor, convien che spiri. E il ciel cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che lui volve, prende l'image e fassene suggello. E come l'alma dentro a vostra polve per differenti membra e conformate a diverse potenze si risolve, così l'intelligenza, sua bontate moltiplicate per le stelle spiega, girando sé sovra sua unitate. Virtù diversa fa diversa lega col prezioso corpo che ella viva, nel qual, siccome vita in voi, si lega. Per la natura lieta onde deriva la virtù mista per lo corpo luce, come letizia per pupilla viva. Da essa vien ciò che da luce a luce par differente, non da denso e raro. Essa è formal principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo il chiaro. Beh, allora, non so perché lo Zoom mi domanda se c'è musica qui. Sarà No, la non lo so neppure io. Deve essere la musica delle sfere che sta sentendo. Beh, allora, questo inizio del secondo canto è una sorta di nuovo inizio del poema. Si apre, non del poema, scusate, della cantica. Si apre con un'invocazione diretta a noi lettori, del tutto inusuale, perché, come vedrete, è quasi un invito a smettere di leggere. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a rivederli i vostri liti. Allora, Dante qui riprende una metafora che, diciamo, di cui si serve anche all'inizio del Purgatorio. Vi ricordate? Per correre migliore acque, alza le vele, omai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé mar sì crudele. Anche lì, diciamo, Dante si serviva di una metafora, di un viaggio in nave attraverso diversi mari, per riferirsi al suo poema.
interessante come, diciamo, queste due ricorrenze della stessa metafora all'inizio del Purgatorio e del Paradiso enfatizzino l'identità che c'è tra entrambi i regni, opponendoli al regno del male, l'inferno, dove, come voi sapete, il viaggio in nave, non come metafora, bensì dentro un racconto memorabile, era nel canto di Ulisse. E quando abbiamo letto quel canto 26esimo dell'Inferno, abbiamo fatto più cenni al possibile parallelismo che Dante stabilisce tra il viaggio ultimo di Ulisse e la sua impresa di scrittore. Qui allora, attraverso questa metafora, Dante diciamo, coinvolge noi, come se anche noi nella nostra lettura lo stessimo accompagnando in questo viaggio del poema. E allora, noi che siamo in piccioletta barca, vuol dire noi lettori poco preparati, che abbiamo delle navi che magari in questo nuovo mare, che è la materia nuovissima, inedita del paradiso, potremmo non essere in grado di continuare il viaggio, che siete seguiti, cioè siete il verbo ausiliare di seguiti, cioè oggi diremmo che avete seguito dietro il mio legno, cioè dietro la mia scrittura della commedia, desiderosi di ascoltare ciò che io narro. Avete allora seguito la mia nave, il mio legno, che varca, cioè attraversa cantando. Questo gerundio è importante perché è uno dei tanti riferimenti che fa Dante al carattere orale della sua poesia che giustifica appunto, oltre ai momenti in cui lui stesso dice la parola canto, il fatto che ogni capitolo del libro lo chiamiamo appunto canto, vero? Allora, voi che avete seguito nelle vostre navi piccole il mio legno che sta attraversando con il canto, tornate a rivedere i vostri liti, quindi tornatevene nelle vostre coste di partenza, cioè smettete di leggere. Non vi mettete in pelago, che forse perdendo me rimarreste smarriti, cioè non entrate con me proprio nell'oceano, che sarebbe fuori metafora la parte più ardua della lettura del paradiso, e nella seconda parte del canto ne avremo una prova davvero di estrema difficoltà, che è la spiegazione sull'origine delle macchie della luna, come forse avete avvertito durante la prima lettura. Effettivamente non possiamo dire che non siamo stati avvertiti, perché quello è già il pelago, cioè l'alta mare dove ci stiamo immergendo. Quindi ci dice Dante, chi di voi ha una barca piccola, quindi non ha una preparazione filosofico-teologica sufficiente, è meglio che abbandoni ora la lettura, quindi che torni a casa, già che forse perdendo me rimarreste smarriti, già che se mi perdete, cioè se non capite quello che sto dicendo, che sarebbe perdersi in mare, vi perdereste. L'acqua che io prendo, giammai non si corse, Minerva spira e conducemi a Apollo e nove muse mi dimostrano l'orse. Cioè l'acqua che io sto prendendo ora come scrittore, quindi la materia di quest'ultima cantica, non l'ha mai percorsa nessuno prima di me. E quindi ci saranno pochissimi appigli affinché che vi possano aiutare. E per rendere il carattere straordinario di questa navigazione che Dante intraprende come scrittore, ci presenta tutti i personaggi straordinari che lo stanno aiutando in questo viaggio in nave. Minerva spira, cioè la dea della saggezza, è il vento che spinge la nave della commedia. E conducemi a Apollo, cioè il timoniere, niente di meno che Apollo, il dio della poesia,
al quale Dante, vi ricordate, nel canto precedente ha fatto questa solennissima invocazione nella quale chiede di diventare un ricettacolo dell'ispirazione di Apollo. E nove muse mi dimostrano l'ors. Le nove muse sono quelle che mi orientano, come fanno le orse, cioè le costellazioni tipiche del cielo del nord, con i marinai che orientano verso il porto. Bene, quindi sta dicendo: la mia nave è straordinaria perché non la guido io, ma io sono solo un ricettacolo della poesia stessa, dell'ispirazione di Apollo, e tutti gli strumenti della navigazione sono miracolosi, e quindi chi di voi non ha la preparazione necessaria è meglio che abbandoni. Ora adesso fa una distinzione al verso decimo. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vive sì qui, ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servandomi o solco dinanzi all'acqua che ritorne quale. Cioè, voi altri pochi che da piccoli, da giovani, avete cominciato a studiare la filosofia, cioè che avete indirizzato il collo per tempo, cioè presto, verso il pane degli angeli, che è una citazione di un salmo e che Dante stesso riprende nel convivio, all'inizio del convivio, per riferirsi alla filosofia. Filosofia di cui non bisogna mai dimenticare la parte più alta è la teologia, cioè voi che da molto tempo avete cominciato a studiare la filosofia e la teologia, questo pane del quale qui nel mondo si vive, ma non se ne viene mai sazio, cioè è un tipo di conoscenza che alimenta e guida la vita nel mondo, ma la cui verità ultima non può essere mai raggiunta in terra. Questo chiarimento, che diciamo risponde a un topos abbastanza frequente, soprattutto del Purgatorio e del Paradiso, che riguarda la limitatezza della ragione umana, e cioè la conoscenza che per arrivare all'ultimo traguardo ha bisogno della grazia. Non è casuale che Dante, diciamo, lo ricordi proprio in apertura di questo canto, dove appunto tutta la spiegazione di Beatrice sull'origine delle macchie lunari tende a sottolineare l'errore che Dante stesso confessa di aver voluto spiegare anche la parte infima del paradiso, cioè la luna, con strumenti solo filosofici, razionali. Quando torneremo, cioè quando arriveremo a quella spiegazione, riprenderemo quest'idea. Allora, voi che vi siete educati per tempo in quella conoscenza di cui in terra abbiamo un inizio, ma mai la fine, potete sì inseguirmi, mettervi con me per l'alto sale nel profondo mare. Il vostro naviggio potete metterlo, seguendo però, è come se Dante dicesse: comunque, osservando il mio solco, cioè diciamo navigando, avete presente il solco che fa una nave in acqua, no? Che apre l'acqua man mano che passa. Dice: voi, se siete preparati per seguirmi, fatelo comunque molto vicino alla mia nave, prima che si chiuda l'acqua e diventi di nuovo uguale. E cioè, fuori metafora, seguite il mio libro nella lettura molto vicino alla lettera. Non allontanatevene troppo perché potreste poi trovare delle difficoltà per arrivare alla verità a cui questo libro conduce. E Dante, certo, uno qui, io faccio sempre la battuta che tanti lettori molto ubbidientemente hanno smesso di leggere e hanno detto: va bene, io non mi leggo il Paradiso.
Ed effettivamente è il libro tuttora meno letto dai lettori comuni, diciamo, sebbene sia tanto tanto studiato ovviamente dagli studiosi, dai dantisti. Chiaramente, diciamo, chi di noi, nonostante questo avvertimento, ha continuato a leggere, anche riconoscendosi tra quelli che sono in piccioletta barca, è perché chi di noi ha fatto questo è perché abbiamo insomma interpretato questi versi come uno stimolo per studiare, cioè come uno stimolo per prepararci e meditare questo libro che non è per tutti, ma non è per tutti non in un senso elitario, non è per tutti quelli, diciamo, che non sono disposti a fare lo sforzo che implica la sua lettura. E infatti Dante al verso 16 in un qualche modo sta dando per scontato che continua ad avere lettori e è come se dicesse: se vi decidete a seguirmi, vi ammirerete moltissimo. E infatti lo dice al verso 16: quei gloriosi che passarono al colco non s'ammirarono come voi farete quando Jason vider fatto bifolco. Allora, questo è un ricordo della prima impresa di Giasone e gli Argonauti nella ricerca del vello d'oro, quando Giasone dovette domesticare, insomma, giogare due bue semimetallici fortissimi e fargli arare un campo miracoloso. Nelle Metamorfosi di Ovidio, questo mito viene narrato nel settimo libro, Ovidio dedica un paio di versi a descrivere l'ammirazione, la sorpresa che questo gesto di Giasone aveva destato tra i suoi compagni. L'interpretazione di questa terzina dantesca non è facilissima perché ci si domanda, cioè, dal punto di vista letterale, sta dicendo l'ammirazione che voi trarrete dalla lettura, se continuate a leggere, sarà maggiore di quella che destò la prima impresa di Giasone. Ma perché Dante, cioè a che cosa si riferisce? Cioè, quali sono i tratti comuni tra ciò che lui farà o racconterà e l'impresa di Giasone con questi due bue è ancora discusso. Secondo alcuni, il ricordo di questa impresa è metonimico di tutta l'impresa degli Argonauti. In appoggio di questa tesi troveremo nell'ultimo canto del Paradiso, quindi della Commedia, un nuovo riferimento all'impresa straordinaria degli Argonauti, quella volta ricordati per il fatto di aver solcato per la prima volta il mare. In questo caso, diciamo, se fosse questo, quello che desterà la nostra ammirazione è il viaggio che Dante sta per raccontare, cioè il fatto che lui è riuscito ad andare, come abbiamo visto cioè 2 settimane fa, con il proprio corpo ancora vivo in paradiso, e quindi sarebbe il viaggio stesso. Secondo altri, questo ricordo non sta per l'impresa in genere degli Argonauti, bensì per questa scena in particolare, e quindi questi studiosi che diciamo, aderiscono a questa tesi analizzano i particolari di questa scena in cui Giasone ha dominato questi animali particolarmente difficili da dominare. Se è questa l'intenzione di Dante, lui avrà voluto invece riferirsi all'ammirazione che desterà il suo libro, non il suo viaggio precedente, cioè come lui riesce con questo mare mai navigato da nessuno, che è la materia del paradiso come libro, farne un libro comprensibile a noi umani.
Allora, dopo questa lunga introduzione, al verso 19 Dante riprende la narrazione. Vi ricordate che nel canto precedente lui era salito dal paradiso terrestre e stava volando, seguendo Beatrice, e qui, riprende appunto da questo momento. La concreate perpetua sete del deiforme regno ci importava veloci quasi come il ciel, vedete. Allora, anche questa terzina è molto travagliata perché qui Dante dice che quello che portava lei e Beatrice veloci quasi come il movimento del cielo. Che però qui dice, vedete, e noi non lo vediamo, no? Non percepiamo il movimento del cielo, ma ogni tanto ci rendiamo conto, insomma, che è cambiata la posizione del sole o la luce. E questo è interessante perché rende appunto la condizione di Dante, che nonostante abbia il suo corpo qua, cioè durante il viaggio, non percepisce mai il movimento sensorialmente, ma si accorge di essere salito una volta che raggiunge diciamo un luogo o una condizione diversa da quella che aveva in precedenza. Quello che sta portando con una grande velocità che non si vede, ma che la si capisce dopo, come quella del cielo, Dante e Beatrice verso l'alto, è la sete costante, perpetua e concreata, cioè nel momento stesso della creazione, del regno deiforme, cioè dell'empireo. Questo è molto importante ricordarlo per capire tutto il paradiso, e cioè il fatto che tutto il movimento dei cieli, come vedremo alla fine del canto, ma anche, per esempio, dei penitenti del purgatorio dipende, cioè la spinta di questo movimento è l'amore, cioè il desiderio di ricongiungerci con Dio che è appunto nell'empireo, nel regno deiforme, perché prende la forma appunto da Dio stesso. E quindi questo desiderio, senza ormai l'intralcio delle tentazioni mondane, come ha spiegato Beatrice nel primo canto, spinge Dante e Beatrice verso l'alto. Verso 22, Beatrice in suso, verso l'alto, in su, e io in lei guardava. Dante continua, diciamo, mantiene la stessa posizione che aveva prima, no? Vi ricordate che prima Dante aveva guardato, era stato indotto dallo sguardo di Beatrice a guardare anche lui nel sole, poi però non potendo tollerare questa luminosità eccessiva per i suoi occhi mortali, aveva abbassato lo sguardo e guardava in Beatrice il riflesso di ciò che Beatrice sta guardando, quindi Dante è ancora così. E forse intanto in quanto un quadril pose e vole dalla noce si dischiava, giunto mi vidi, ove mirabil cosa mi torsi il viso a sé. Allora, questi versi meravigliosi vanno rovinati un attimo per essere capiti. Quello che è successo da un punto di vista temporale è che Dante sta guardando negli occhi di Beatrice e a un certo punto una cosa ammirevole lo fa distogliere lo sguardo dagli occhi di Beatrice e guardare una nuova realtà. E quindi in quel momento si rende conto che è salito a un'entità superiore. E per rendere poeticamente questo, diciamo, questo suo accorgersi di un fatto che è appena accaduto e che non aveva percepito mentre questo succedeva, come era anche, vi ricordate, nel primo canto, quando Beatrice dice: tu non sei più in terra come credi, sei già salito. Anche qua, per rendere la velocità con la quale lui si accorge di essere salito perché vede una nuova realtà,
che lo distoglie dallo sguardo di Beatrice, lo racconta attraverso un isteron propteron, che è una figura retorica, come al solito, di origine greca, che vuol dire avanti indietro, cioè vuol dire, cioè implica l'alterazione dell'ordine delle cose secondo l'ordine in cui succedono nella realtà. In questo caso è l'immagine tradizionale della freccia che nella sua realtà si dischiava dalla balestra, vola e poi si ferma contro il bersaglio, e Dante presenta inversamente. Forse in tanto in quanto, cioè con la stessa velocità con la quale un quadrel posa, cioè una freccia, si riposa e vola e si dischiava dalla noce, quindi lo dice alla rovescia, giunto mi vidi, cioè mi vidi giunto, vedete che anche qua è alterato questo iperbato, no? Giunto mi vidi, ove mirabil cosa mi torsi il viso a sé, cioè mi fece non guardare più Beatrice, ma questa nuova cosa. Vedete con quale magistralità Dante accentua l'inversione della sua percezione rispetto della realtà, attraverso l'immagine velocissima di una cosa come se succedesse alla rovescia, no? Perché è vero che anche nella nostra percezione, quando si lancia una freccia, la vediamo arrivare al bersaglio praticamente nello stesso momento in cui è partita. È quasi che ci accorgiamo quando la vediamo nel bersaglio che era partita dalla balestra, vero? E quindi, così come lui si rende conto di essere un altro luogo, dice: così come una freccia è arrivata, ha volato ed è partito, io giunto mi vidi, vedete che il verbo viene dopo la condizione che lui capisce, dove qualcosa attira la mia attenzione. E allora Beatrice, verso 26, è però qui non potea mia cura essere ascosa. Cioè Beatrice, la donna che guarda tutto in Dio e quindi perfettamente capisce tutto quello che mi capita, dice Dante, quindi nessuna mia ansia può essergli nascosta, volta per me si lieta come bella, drizza la mente in Dio grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Cioè rivolgendosi verso di me. Quindi anche qua Beatrice distoglie lo sguardo che prima ha verso l'alto, vedendo che Dante si è, insomma, sorpreso di essere in un altro posto, insomma, adesso vedremo qual è. E Beatrice, così lieta come bella, questo diciamo che di solito uno salta nella parafrasi, è comunque importante perché annuncia in un modo molto naturale, scorrevole, l'analogia che c'è tra la bellezza e la felicità. E cioè il fatto che Beatrice, che come vedremo lungo la lettura, sarà sempre più bella man mano che sale insieme a Dante attraverso i diversi cieli, deriva appunto la sua crescente bellezza dalla crescente felicità che ottiene dalla maggior vicinanza con Dio. Dico che questo ricordo del fatto che la bellezza di Beatrice o la luminosità dei suoi occhi dipende dalla sua gioia è qualcosa che è bene ricordare prima di tutta la spiegazione che adesso leggeremo sull'origine delle macchie lunari. Perché anche lì, diciamo, la bellezza delle stelle e della luna stessa, come avremo modo di vedere, come verrà spiegato da Beatrice, dipende dalla bontà di Dio che c'è nel creato e quindi dalla gioia che nella creazione Dio imprime nella materia creata. Torneremo su questo tra un po'. Allora, Beatrice dice a Dante, ma Dante come poeta magistralmente pospone, diciamo, il mi disse alle parole di Beatrice, rivolgi con gratitudine la mente verso Dio che ci ha uniti con la prima stella, cioè con la luna. Vi ricordate, abbiamo detto più volte
che Dante non distingue tra stelle e pianeti nella sua terminologia, sono tutti corpi celesti, che da questa notizia che Beatrice dà a Dante, veniamo a sapere che saranno proprio i pianeti che dominano su ogni cielo quelli che riceveranno Dante e Beatrice. Cioè ogni volta che si dice che Dante è nel cielo del Sole, nel cielo di Mercurio, nel cielo di Giove, dovete capire, come si capisce fin da questo primo incontro, diciamo, di Dante con una stella, che sono dentro il pianeta, Dante e Beatrice, non nel cielo che è attorno o nel cielo, diciamo, che si definisce per l'orbita del pianeta, bensì proprio dentro il pianeta. Va bene? E infatti vedete con quale esattezza Dante descrive questo suo essere dentro la luna. Verso 31. Pareva a me che nube ne coprisse, lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sol ferisse. Cioè, a me sembrava di essere in mezzo a una nuvola, ma a differenza della nuvola, lucida, spessa, cioè densa, solida, non gasosa, solida e pulita, cioè lucida, pulita e liscia, vero? Quasi come un diamante ferito dal sole, tanta era la sua lucentezza. Ora noi, diciamo, con la nostra mente limitata mortale, ci stiamo chiedendo come mai Dante, che aveva un corpo, riuscì a entrare dentro un corpo solido come la luna senza romperlo, cioè come due corpi effettivamente materiali potessero occupare lo stesso spazio. E infatti Dante si anticipa a questa nostra perplessità. Verso 34. Per entro sé l'eterna Margarita ne ricevette, com'acqua riceve il raggio di luce, permanendo unita. Cioè, dentro del suo corpo, questa eterna pietra preziosa, Margarita nell'italiano antico, come anche in spagnolo antico, no? Vuol dire gemma o perla. Ci ricevette, cioè ci accolse noi due, io e Beatrice, dice Dante, come l'acqua riceve un raggio di luce senza rompersi, permanendo unita. Ma certo, la luce è immateriale e Dante è materiale. Ecco perché, insomma, siamo tuttora perplessi di questa capacità che ha la luna di ricevere il corpo di Dante, mantenendosi unita senza frammentarsi. E Dante, il Dante scrittore, che ha già ricevuto non solo la spiegazione di Beatrice che noi leggeremo di seguito, ma tante spiegazioni che riguardano l'impossibilità che abbiamo noi mortali nel mondo di capire la realtà del paradiso, anche di questo paradiso più basso, cui Dante sta arrivando, interrompe come poeta la narrazione al verso 37, riprenderà solo al 46, per spiegarci che appunto questa impossibilità di capire come mai lui con il suo corpo fosse dentro l'altro corpo, cioè quello della luna, senza disunirla, proprio questa nostra incapacità di comprensione dovrebbe farci desiderare ancora di più di andare in paradiso e capirlo immediatamente. Allora, leggiamo questi versi che, siccome so che sono difficili, ho un po' globalmente anticipato. Verso 37. Sì, io era corpo, e qui non si concepe come una dimensione altra patio, che esser convien se corpo in corpo repe, accender ne dovria più il disio di veder quell'essenza in che si vede come nostra natura è Dio su mio. Cioè, se io avevo un corpo, che lo sappiamo che era così, e qui nel mondo
non si concepisce come una dimensione corporea tollerasse, patisse un'altra, cioè come il corpo della Luna consentisse il mio dentro senza alterarsi, che è quello che deve succedere se un corpo penetra nell'altro, accender ne dovria più, cioè ci dovrebbe accendere ancora di più il desiderio di vedere l'incarnazione, cioè quell'essenza in cui si vede come la natura nostra umana e Dio si uniscono, detto non a caso con il verbo al singolare, per rendere appunto la difficoltà della lingua stessa per riferirsi al maggiore dei misteri del dogma cristiano, cioè l'incarnazione, la doppia presenza nella persona del figlio, della natura umana e la natura divina. Lì, verso 43, lì si vedrà ciò che tenem per fede, non dimostrato, ma fia per sé noto a guisa del ver primo che l'uomo crede, cioè nell'empireo, quello che dobbiamo desiderare di raggiungere, si vedrà ciò che noi nel mondo accettiamo per fede. E lo vedremo non dimostrato con lo sforzo delle spiegazioni, sillogismi, gli argomenti, ma sarà noto per sé, nella sua essenza, nello stesso modo, a guisa del primo vero che l'uomo crede, cioè di quell'assioma, quella verità prima, intuitiva ed evidente che non ha bisogno di dimostrazioni. Così, se ci salviamo, dice Dante, vedremo quello che in terra ci è del tutto incomprensibile. Quindi vedete come questo canto, che unirà, come vedremo dopo, fisica e metafisica, si apre anticipando l'impossibilità di capire la realtà del paradiso addirittura dall'inizio del suo viaggio, e cioè nella prima, insomma, unione tra il Dante mortale e l'eterna pietra preziosa che è la Luna. Allora, dopo questa digressione che in qualche modo, diciamo, ci invita a desiderare di andare a capirlo noi, quello che non possiamo capire essendo al mondo, al verso 46 riprende la narrazione. Vi ricordate che l'ultima cosa che Beatrice aveva detto a Dante è: ringrazia Dio che ci ha portati fin qua, fino alla prima stella. E al verso 46, quindi Dante riprende: io risposi, Madonna, sì devoto come esser posso più, ringrazio lui, lo qual dal mortal mondo m'ha remoto. Cioè, così grato come posso essere, con la mia devozione massima, ringrazio Dio che mi ha allontanato dal mondo mortale. Ma ditemi, prima domanda del canto, unica per fortuna, perché già questa, insomma, faremo fatica a seguirla. Ma ditemi, che sono gli segni bui di questo corpo che laggiuso in terra fan di Cain favoleggiare altrui? Cioè, Dante, essendo arrivato alla Luna, e probabilmente, secondo la stragrande maggioranza degli studiosi di questo canto, che ne ha tanti, come potrete immaginare, che ora che è nella luna, Dante la vede, come ha descritto prima, lucida, densa, pulita, non vede le zone di ombra che si vedono dal mondo, no? Le macchie che anche noi possiamo vedere. Allora domanda, che sono queste macchie buie, oscure di questo corpo, la Luna, che laggiù in terra, dice Dante, che è già nella Luna con Beatrice, fanno sì che gli altri favoleggino su Caino? Dunque, Dante qua si sta riferendo,
Ha una leggenda abbastanza, insomma, popolare, della quale abbiamo diverse fonti, secondo cui l'ombra che si vede nella luna sarebbe, la sagoma di Caino con un fascio di spine, perché, diciamo, Abele sarebbe in paradiso con il Signore e invece Caino sarebbe andato alla luna, come un esilio, diciamo, eterno. Ma vedete che Dante, il Dante personaggio, prende le distanze di questa teoria chiamandola appunto favola, no? Cioè lui, come uomo di scienza, di filosofia, chiaramente non accetta questa favola. E quindi Beatrice, che legge nella mente di Dante, si accorge che in qualche modo Dante, insomma, crede di conoscere la risposta e la vuole confermare, ma probabilmente è incuriosito dal fatto che ora vede un corpo denso, perché ora vedremo che Dante aveva attribuito alla densità l'origine delle macchie lunari, alla poca densità, ora lo vede denso, pulito, lucido come un diamante, e domanda allora che sono queste macchie? E Beatrice, con il suo solito sorriso condiscendente, al verso 52, ella sorrise alquanto e poi, se li era l'opinion, mi disse, dei mortali, dove chiave di senso non diserra, certo non ti dovrei impungere gli strali d'ammirazione mai, poi dietro ai sensi vedi che la ragione ha corte l'ali. Qui Beatrice, insomma, prima sorride e poi in qualche modo sottilmente fa capire a Dante che non ha alcuna ragione di prendere in giro coloro che favoleggiano, perché anche quello che lui, come uomo colto, pensa delle macchie della luna, non è vero. E quindi gli dice: se l'opinione dei mortali erra, cioè è sbagliata, laddove il senso non apre la chiave del significato, i sensi, no? Cioè l'informazione che porgono la vista, l'udito, non serve ad aprire la chiave della spiegazione. Mi soffermo un attimo qua perché è importante questo verso. Beatrice sta dando per scontato che la spiegazione sulle macchie della luna non possono essere spiegate attraverso un ragionamento che derivi dai sensi. Nonostante la Luna noi la vediamo, evidentemente la ragione umana, che secondo la tradizione aristotelica, accolta pienamente da Dante, basa la sua possibilità di comprendere appunto sui sensi, qua non basterà. Cioè sta annunciando a Dante, guarda che non devi sorprenderti che la gente non capisca questo, perché i sensi qua non sono sufficienti a costruire una teoria. Però subito dopo, un po', insomma, sottilmente, sembra di prenderlo in giro, perché vi ricordate che Dante nel canto precedente aveva già sbagliato. E aveva detto che cos'è questa luce, questo suono? E Beatrice la prima cosa che gli aveva detto è: tu non sei in terra come credi, no? E quindi Dante, nel volo in paradiso con i suoi sensi, finora non è riuscito a capire niente, perché non percepisce più con i sensi e quindi non può capire che si sta muovendo se Beatrice, come ha fatto nell'altro canto, non l'aiuta. E quindi dice: non ti devi meravigliare, cioè non ti debbono pungere le frecce dell'ammirazione ormai, cioè dopo l'errore che tu stesso hai fatto nel canto precedente, visto che poi dietro ai sensi vedi che la ragione ha le ali corte, cioè che anche le cose che si percepiscono sensorialmente non permettono di apprendere del tutto alcune situazioni. È come se dicesse: come ti è capitato prima, quindi non vedo perché tu, insomma,
credi di avere una maggiore comprensione rispetto a quelli che favoleggiano di Caino. E infatti subito dopo Beatrice domanda a Dante: ma dimmi quel che tu da te ne pensi. Cioè, invece di raccontarvi indirettamente che gli altri, cioè come dicendo, io so che tu pensi di saperlo, non è che conosci solo la favola di Caino. E allora Dante al verso 59 risponde sinteticamente lo stesso che aveva scritto nel convivio su questo argomento. E io ciò che n'appar qua su diverso credo che fanno i corpi rari e densi, cioè quello che ci appare di questo cielo diverso, cioè sta parlando dei diversi aspetti che ha la luna dentro di sé, le parti luminose, le parti oscure, però lo dice in un modo generico, quello che appare quassù, che darà luogo a Beatrice a una spiegazione più generale, che non riguarda solo la Luna, bensì la diversità delle stelle, come ora vedremo. Credo che lo facciano i corpi rari e densi, quindi la diversa densità della materia. Questa era la spiegazione aristotelico-averroistica che lui aveva seguito Dante stesso nel convivio, secondo cui tutta la quintessenza dei pianeti, cioè di tutti i corpi celesti, era la stessa, era una sola. E quindi, avendo la stessa origine e la stessa specie, ciò che rende, secondo Averroe, più luminosi o di diverso colore alcuni astri rispetto agli altri dipendeva dalla maggiore densità della stessa materia. Quindi Averroe, come Dante nel convivio, attribuiva l'apparenza diversa degli astri e quindi anche dentro un astro stesso, come la Luna, la diversità dell'apparenza di alcune sue parti a una differenza quantitativa della stessa materia. Ora Beatrice invece correggerà Dante e sostituirà la teoria averroistica che Dante aveva abbracciato e che pronuncia qua con la teoria neoplatonica, che è coerente anche con il commento che Tommaso fa di Aristotele, che diciamo sostituendo una spiegazione fisica quantitativa con una spiegazione metafisica qualitativa. Cioè, ora, siccome cominceremo a leggere forse i versi più difficili di tutta la Divina Commedia, affinché non ci perdiamo nel pelago, cerchiamo di ogni tanto io cercherò di tirare le somme delle implicazioni filosofiche che hanno alcune terzine che sono particolarmente astruse, che comunque cercheremo di spiegare, ma che diciamo rischiamo di perdere nel senso generale proprio per lo sforzo che richiedono nell'interpretazione di ogni singolo elemento. Va bene? Quindi il senso generale della risposta di Beatrice è: le macchie lunari non hanno una diversità accidentale, cioè di diversa materia, bensì un principio, obbediscono a principi essenziali diversi. E quindi non dipendono da, insomma, fatti spiegabili attraverso la fisica della materia, bensì al piano divino che ha voluto questa diversità nell'universo. Poi, alla fine della lezione, se siamo ancora vivi, quando avremo finito di spiegare tutti i versi, cercheremo di capire, o di avanzare ipotesi sul perché Dante, così precocemente in Paradiso, in questo secondo canto,
avrà voluto porre questo problema che alla nostra sensibilità moderna sembra poco pregnante, e perché invece per lui, come pellegrino, era importante che Beatrice lo educasse fin da subito, e per lui, come scrittore, fosse importante che noi lettori, quando ci accingiamo a salire insieme a lui, capiamo alcune cose fin dall'inizio, che sono presenti in questa terribile spiegazione di Beatrice. Allora, Dante ha appena posto la sua domanda e ha, diciamo, a richiesta di Beatrice, esposto quello che lui pensa. E Beatrice adesso agirà come era comune, diciamo, nelle scuole. Prima distruggerà, dimostrerà la falsità di ciò che Dante pensa. E una volta che, questo che si chiamava la pars destruens, una volta che libererà Dante, avrà liberato Dante da questo errore, procederà alla pars construens, cioè a riempire la mente di Dante con la verità che Dante non ha potuto cogliere da sé. E quindi al verso 61: ed ella, certo assai, vedrai sommerso nel falso il creder tuo, sebbene ascolti l'argomentar che io gli farò avverso. Ora vedrai come è falso quello che tu pensi. E al verso 64 comincia a distruggere l'idea di Dante. La sfera ottava, cioè il cielo delle stelle fisse o delle costellazioni, vi dimostra molti lumi, cioè vi fa vedere molte stelle, li quali e nel quale e nel quanto notarsi possono di diversi volti, cioè i quali appaiono sia nella qualità, cioè nell'intensità della luce e nel colore, sia nella grandezza, nel quanto hanno diverso aspetto. Vedete, questo è importante capirlo fin dall'inizio. Dante ha domandato a Beatrice sull'origine delle macchie della luna, ma Beatrice risponderà: tutto quello che dirà riguarda la diversità delle stelle, una dall'altra. Va bene? Poi Dante da solo dovrà applicare tutta questa conoscenza alle macchie lunari, ma Beatrice dà una spiegazione cosmica. Dice: voi vedete, anche alzando lo sguardo, che le stelle sono diverse in intensità, in colore e in grandezza. E al verso 67: se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtù sarebbe in tutti, più e men distributa e altrettanto. Cioè, se la densità e la rarità fossero la sola causa di questa diversità che voi vedete, ci sarebbe la stessa virtù, cioè lo stesso principio attivo in tutte le stelle, che sarebbe distribuita questa virtù più o meno o nello stesso modo. Cioè sta dicendo a Dante: la tua teoria della rarità e la densità implica che c'è una sola materia in tutte le stelle, un solo principio attivo, e che le variazioni sono quantitative. E adesso al verso 70 procede a dimostrare che questo è impossibile e lo dimostra per assurdo. Virtù diverse esser convenion frutti di principi formali, e quei fortuno seguiterieno a tua ragion distrutti. Allora, qui Beatrice sta dando per scontato un principio che per tutti i lettori di Dante era ovvio, ed era che nel mondo sublunare, cioè nell'attività del nostro mondo, le stelle, le costellazioni dello zodiaco, ma anche i diversi pianeti, esercitano un'influenza. È qualcosa che, per esempio, abbiamo letto nel canto di Marco Lombardo, nel sedicesimo del Purgatorio, quando, ribadendo l'importanza del libero arbitrio, lui aveva detto: i cieli, i vostri movimenti inizia, non dico tutti, no? E poi dice: vabbè,
che poi la volontà umana non è soggetta a queste influenze, ma che le influenze esistono. Allora, Beatrice, dando per scontato che tutti noi sappiamo che gli astri operano una diversità di influenze su di noi, come accetta anche l'astrologia oggi, no? Che la persona nata sotto la tale costellazione, cioè quando il Sole era accompagnato dalla tale costellazione, ha delle caratteristiche, insomma, delle vocazioni diverse dalla persona che nasce sotto un altro. Questo era comunemente accettato all'epoca di Dante. E allora la dimostrazione per assurdo di Beatrice è virtù diverse, cioè questa capacità di operare diversamente, che hanno le stelle, debbono essere prodotto di principi formali diversi, di essenze diverse. E quelli, cioè la diversità dei principi formali, tranne che un principio formale, il tuo ragionamento distruggerebbe. Cioè Beatrice ha detto, se tu credi che la densità e la rarità, stai implicando che è solo un principio formale quello comune a tutte le stelle. Ma allora sta dicendo, come mai le stelle possono operare nel mondo sublunare potenze diverse? È necessario, e qui Dante riprende Tommaso, è necessario che la diversità degli esseri della Terra dipenda da virtù o principi formali che sono intrinsecamente diversi, qualitativamente diversi e non più o meno densi della stessa essenzialità. Ancora, dice Beatrice al verso 73, che è come inoltre, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, cioè se la causa di quell'oscuro, di quel bruno, fosse la ragione, no? La causa di quello che tu chiedi, cioè le macchie della luna, e qui Beatrice, con un pensiero tipicamente scolastico, apre due possibilità. Dice, primo, d'oltre in parte fora di sua materia si digiuno e sto pianeta, o, due, seconda ipotesi, siccome comparte lo grasso il magro un corpo, così questo nel suo volume cangerebbe carte. Cioè, Beatrice sta dicendo, se la rarità, cioè la poca densità della materia, fosse la causa delle macchie della Luna, i casi sono due. Il primo, che la Luna fosse priva di materia, cioè rara, poco densa, d'oltre in parte, cioè del tutto. E sto pianeta, chiaramente, è la Luna. O la seconda, così come in un animale, in un corpo, ci sono strati di grasso e di magro, così questo pianeta, cioè la Luna, cambierebbe carte come un libro che ha diverse pagine, cioè ci sarebbero strati più densi e più rari nella Luna. Cioè, sta dicendo, se la rarità fosse la causa del buio, o la Luna è tutta rara, o ha delle parti dense e delle parti chiare. Sì, delle parti dense e delle parti rare. Allora, ora passa a, diciamo, confutare entrambi. Vuole demolire, no? La possibilità che sia vero quello che Dante ha detto. Al verso 79, se il primo fosse, cioè che la Luna è poco densa in tutto il suo corpo, fora manifesto nell'eclissi del Sol per trasparire lo lume come in altro rario ingesto. Cioè, questo sarebbe evidente perché trapelerebbe negli eclissi del Sole, perché se la Luna non avesse la densità sufficiente per opporre resistenza al passaggio del raggio del Sole, non ci sarebbe l'eclisse, no? E quindi, come succede ogni volta che la luce trapassa quando è immessa in un qualsiasi corpo raro, in un corpo poco denso che non riesce a rifletterla. Va bene? Quindi qui ha abbattuto la prima opzione. La luna non può essere così rara da far passare la luce perché altrimenti nell'eclisse lo vedremmo. Questo non è.
però è da vedere dell'altro. E se gli avviene che io l'altro cassi, falsificato fia lo tuo parere. Cioè, questo non accade, come lo sai, perciò bisogna vedere della seconda opzione, cioè che la Luna abbia degli strati più densi di altri. E se io dovessi cancellare, far cadere la seconda ipotesi, il tuo parere sarà del tutto falsificato, cioè si sarebbe dimostrato falso, che è quello che Beatrice farà dopo la pausa. Va bene? Falsificare la seconda ipotesi. Quindi fermiamoci 5 minuti, lavatevi la faccia, prendete un po' d'acqua, fatemi, se avete delle domande, mettetele sulla chat. Tra 5 minuti riprendiamo e cerchiamo di oltrepassare il pelago che ci resta della spiegazione di Beatrice. Grazie. Allora, se siete d'accordo, riprendiamo. Qualcuno ha domandato se posso specificare concreata del verso 19. Sì, concreato vuol dire sempre che è stato creato allo stesso tempo della cosa in sé o di qualcos'altro. In questo caso la sete, cioè il desiderio di unirsi con il creatore, è immediato nella creazione stessa, cioè non appena Dio, motore immobile, crea l'universo, l'universo è creato con il desiderio di unirsi a lui, perciò è in movimento, che rispecchia appunto il desiderio. Poi mi domanda sempre Lucierna, neoplatonismo riferisce a Plotino? Eh sì, a Plotino, ma nel caso di Dante in particolare a Proclo. E per ciò che riguarda questo argomento in particolare, delle macchie della Luna e della diversa natura dei pianeti a Giamblico. Allora, riprendiamo. Verso 85, vi ricordate, Beatrice ha detto, ho già diciamo, distrutto il primo. La prima possibilità che riguarda la causa delle macchie della Luna per rarità, adesso passa a distruggere la seconda. Verso 85. Se li è che questo raro non trapassi, esser conviene un termine, da onde lo suo contrario più passar non lassi. Cioè, se diciamo. La luce del sole non trapassa la luna perché non è del tutto rara, è necessario che ci sia un termine, cioè una parte densa, cioè lo suo contrario, che impedisca il passaggio della luce. E indi l'altrui raggio si rifonde così come color torna per vetro, lo qual di retro a sé piombo nasconde. Cioè il vetro che ha un piombo dietro di sé è la perifrasi per specchio. Allora dice, allora il raggio di un altro pianeta, in questo caso del Sole, rimbalzi, si rifletta su quella parte densa e quindi la luce non passa ma viene riflessa. Ora, dice Beatrice molto didatticamente al verso 91, or dirai tu, cioè tu credi che una parte della luna, cioè le macchie, si mostrano tetre, cioè oscure, perché il raggio è rifratto più indietro in alcune parti che nelle altre, e cioè che la materia densa che fa da specchio in alcune parti è più superficiale e in altre parti è più in profondità. Da quest'istanza, cioè da questa proposizione che è contraria alla verità che ora vedremo, può deliberarti esperienza, se giamai la provi, che esser suol fonte ai rivi di vostrarti. Cioè l'esperienza, che è diciamo l'infimo grado della conoscenza dopo la metafisica e la fisica, ti potrebbe aiutare a capire, visto che voi umani basate la vostra scienza, la vostra arte, appunto, dall'esperienza. E quindi Beatrice qua propone
di fare un'esperienza fisica a Dante, che la potete fare anche voi a casa se volete. Verso 97. Tre specchi prenderai, cioè prendi tre specchi e i due rimuovi da te d'un modo, cioè metti due equidistanti da te, e l'altro più rimosso, più lontano. Tramboli i primi, gli occhi tuoi ritrovi, cioè mettiti tu con i tuoi occhi in mezzo a due specchi equidistanti e un altro più lontano. Rivolto ad essi, cioè vedendo i tuoi occhi verso questi specchi, fa che dopo il dosso ti stia un lume, cioè mettiti in modo che alle tue spalle ci sia una luce, una lampada. Che i tre specchi accende, torni a te da tutti ripercosso, chiaramente in alto, altrimenti lo stesso corpo di Dante impedirebbe il riflesso. E quindi metti un lume alle tue spalle in modo che i tre specchi lo riflettano e tu veda questo lume riflesso nei tre specchi. Tutto questo Beatrice lo sta suggerendo per abbattere l'idea di Dante secondo cui le parti più scure della Luna dipendono dalla diversa distanza che hanno le parti dense che fanno specchio nella Luna stessa. E adesso arriva la conclusione al verso 103. Benché nel quanto tanto non si stenda la vista più lontana, cioè nonostante il riflesso lo vediamo più piccolo nello specchio che è più distante, li vedrai come convien che ugualmente risplenda. Ti renderai conto che l'intensità della luce è la stessa, varia in grandezza, ma non in lucidità, che è quello che invece tu vuoi mostrare, perché alcune parti sono più lucide e altre più buie. E quindi con questo ha distrutto, insomma, la seconda ipotesi che poteva giustificare l'idea di Dante. E ora, al verso 106, Beatrice annuncia che si dispone a dire la verità che deve occupare nella mente di Dante lo spazio che ha lasciato vuoto l'idea erronea che lei ha appena distrutto. Or, come ai colpi dei caldi rai della neve riman nudo il soggetto e dal colore, dal freddo primai, così rimaso te nell'intelletto, voglio informar di luce sì vivace che ti tremolerà nel suo aspetto. Bellissimi versi, quasi un premio a quello che abbiamo sopportato della spiegazione fisica precedente. Dice ora, così come i caldi raggi del sole rendono nudo un soggetto, una materia che prima era coperta dal colore e dalla freddura della neve, cioè così come il sole scioglie queste cose accidentali della neve lasciando la materia nuda, così, essendo tu rimasto nell'intelletto nudo, privo di questi accidenti delle idee erronee, voglio informare il tuo intelletto, cioè dargli forma, il tuo intelletto che è tornato ad essere potenziale, virtuale, perché non ha una risposta di conoscenza per questo, lo voglio informare di una luce così vivace che ti tremolerà, cioè ti scintillerà nell'apparire, nella sua apparenza. Sono stupendi questi versi perché oltre all'immagine della neve, l'immagine del tremolare è quello che capita appunto quando noi vediamo le stelle, no? Le stelle, appunto perché le vediamo da lontano, le vediamo come se, come noi diciamo in spagnolo, titilar, cioè le vediamo che non è qualcosa che le stelle fanno. È qualcosa che la nostra visione imperfetta delle stelle ci provoca appunto perché la nostra vista è limitata. Quindi quello che sta dicendo Beatrice è che così come quando noi vediamo le stelle, le vediamo tremolare, la luce della verità, della risposta che ora darà a Dante, è talmente
inafferrabile per la mente umana che la mente di Dante e la nostra, come vedremo, tremolerà di fronte ad essa. Cioè è una luce che nella realtà è limpida, come la luce delle stelle, ma Dante come mortale e noi come lettori ancora vivi avremo la nostra comprensione tremante di quello che ci sta per dire Beatrice, il che è un modo bellissimo di annunciare che, a differenza di quanto Dante credeva, la spiegazione di questa visione, di questo aspetto della luna non è solo fisica, perché altrimenti noi potremmo capirla perfettamente, ma è teologica. E quindi prepariamoci a questa verità che ci farà tremolare. Verso 115, no, scusate, 112. Qui inizia una spiegazione di Beatrice cosmica, cosmico-teologica, che è complementare alla spiegazione che diede nel primo canto. Vi ricordate quando che Beatrice ha spiegato che in quel Dante aveva il dubbio di come mai con il suo corpo stesse, diciamo, oltrepassando, superando, andando oltre i corpi, dell'etere. E Beatrice, per spiegargli questo, aveva fatto una spiegazione stupenda su come nel grande mar dell'essere ogni creatura avesse un istinto che la porta verso il suo porto di felicità, che è la propria origine. E quindi era una spiegazione che in qualche modo rendeva questa sete, questo desiderio che è concreato a tutto l'universo di tornare verso Dio, verso l'alto. Questa spiegazione che darà invece adesso Beatrice è complementare perché spiegherà come dall'unità che è Dio deriva la molteplicità del creato e quindi come la bontà di Dio si va diramando progressivamente attraverso i cieli per arrivare alla terra. Quindi inizia, diciamo, la pars construens del discorso di Beatrice, adesso che ha già distrutto l'errore di Dante. Verso 112. Dentro del ciel della divina pace, cioè l'empireo, si gira un corpo, un cielo fisico, nella cui virtute l'essere di tutto suo contento giace, cioè nel quale si fonda la potenza di tutto l'essere suo. Questo è il primo mobile o cristallino, il primo cielo fisico scendendo da Dio verso il basso, come il discorso, come procede il discorso di Beatrice. Quindi l'empireo, no? Che divina pace, quiete, avvolge, essendo infinito, un cielo fisico, nel quale risiede tutto il contenuto, tutto quello che avvolge, che è tutto quello che progressivamente si va avvicinando alla terra, compresa la terra. Tutto il gran mar dell'essere in potenza è nel nono cielo, in quello ultimo, se andiamo dalla terra verso Dio, come fa Dante, che è il primo andando da Dio verso la terra, come sta facendo Beatrice nella sua spiegazione. Lo ciel seguente che ha tante vedute, quell'essere parte per diverse essenze, da lui distratte e da lui contenute. Cioè il cielo successivo, l'ottavo cielo, che ha tante stelle vedute, il cielo delle stelle fisse, divide, distribuisce quell'essere per diverse essenze, che sono contenute dentro di lui, ma distinte tra di loro. Quindi il cristallino primo mobile riceve in un modo unico, indistinto, la bontà di Dio. Il cielo successivo, l'ottavo cielo,
distribuisce in diverse essenze quella bontà, miracolosamente rimanendo comunque uno, quel cielo. E questa è la parte che non possiamo capire, cioè come nell'unità c'è la diversità, che è quello che non a caso non abbiamo potuto capire sulla presenza del corpo fisico di Dante dentro il corpo fisico della Luna, in comprensione che ci deve far desiderare di più di vedere i misteri del dogma, che non possiamo capire in terra. Quindi tutta la spiegazione scusate, di Beatrice, a differenza di quella che abbiamo letto, che era fisica, che era quello che credeva Dante, ha una parte incomprensibile per noi, perché ha una parte teologica. Va bene? Finora lo stiamo vedendo in questa compresenza nel cielo delle stelle fisse dell'unità e la diversità. Verso 121. No, scusate, 118. Gli altri giron, cioè i sette cieli inferiori, per varie differenze, quindi attraverso i vari pianeti, le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono ai loro fini e loro semenza, cioè le virtù, cioè la capacità di agire che hanno dentro di sé, li adattano, le dispongono ai diversi scopi e alle diverse semenze, cioè alla generazione delle cose che ci sono nel mondo sublunare. Quindi si va distribuendo progressivamente fino ad arrivare al mondo la bontà di Dio diversificata. Al verso 121, questi organi del mondo così vanno come tu vedi ormai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. Cioè questi organi, ma non a caso, cioè sono gli strumenti della divina provvidenza, vanno digradandosi progressivamente, prendendo la virtù dall'alto, dal cielo superiore e operando nel cielo più basso. Quindi da su prendono e da giù operano. E adesso Beatrice annuncia Dante, verso 124. Riguarda bene ormai, siccome io vado per questo loco al vero che desiri, sì che poi sappi sol tenerlo guado. Cioè Beatrice, come faceva già Virgilio, dice a Dante, fa attenzione a come io procedo verso la verità che tu desideri, in modo che poi da solo tu possa attraversare il guado, cioè il vado, no? Cioè andare come dicevo prima, applicare queste verità che Beatrice sta spiegando per la diversità degli astri, Dante da solo le dovrà applicare all'origine delle macchie della Luna, che è quello che lui voleva sapere inizialmente. Ora, al verso 127, lo moto e la virtù dei santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, dai beati motor convien che spiri. Allora, il movimento e la potenza dei cieli, dei santi giri, così come l'arte del martello per forza dipende dal fabbro, perché non si muove da solo la causa strumentale, ma ha bisogno di una causa efficiente, è necessario che il movimento spiri dai beati motori, cioè dalle intelligenze angeliche, dagli angeli. Qui diciamo quello che Dante sta facendo è unire il pensiero cristiano con quello aristotelico dei motori e quindi chiamando angeli quello che Aristotele chiama motori. E quindi c'è insomma, ci sono gli angeli che muovono i cieli. E al verso 130, è il ciel cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che lui volve, prende l'image e fassene suggello. Cioè, è l'ottavo cielo, cioè quello cui tante stelle rendono bello, dalla mente profonda, l'intelletto divino che lo volve, che è quello che lo fa girare, prende l'immagine, prende la forma e se ne fa sigillo. Quindi
L'ottavo cielo prende la bontà di Dio e sigilla verso il basso quella bontà nei pianeti che a loro volta vanno tramandando quella bontà diversificata nel mondo. E qui al verso 133 inizia un'analogia stupenda che invita a rileggere il canto 25 del Purgatorio, dove Stazio racconta come l'anima razionale va, insomma, come l'anima, prima vegetale, poi vegetativa, poi sensitiva, che poi subsume l'anima razionale, va dando vita agli organi del corpo nella concezione, no? Nell'embrione, dentro il ventre materno. Non so se ricordate quella meravigliosa spiegazione. Perché guardate che cosa dice qui Beatrice. E come l'alma dentro la vostra polve per differenti membra e conformate a diverse potenze si risolve, così l'intelligenza, sua bontate moltiplicata per le stelle, spiega, girando sé sovra sua unitate. Cioè, così come l'anima dentro al vostro corpo mortale si diffonde per le differenti membra, conformandosi alle diverse potenze, facoltà, così l'intelligenza, cioè il motore angelico dell'ottavo cielo, la sua bontà esplica, già moltiplicata per le stelle, girandosi sovra sua unitate, cioè conservando comunque la propria unità allo stesso tempo in cui si è diversificata. Questa è la parte miracolosa che noi non possiamo capire. Cioè che la bontà divina continua ad essere una nonostante si molteplichi per le diverse stelle per arrivare diversificata a noi. E al verso 139, virtù diversa fa diversa lega col prezioso corpo che ella viva, nel quale, siccome vita in voi, si lega. Cioè la virtù, già diversificata dal cielo delle stelle fisse, fa un'unione, una lega diversa con il corpo prezioso, cioè con ogni pianeta, che ella, cioè la virtù, avviva, cioè il corpo del pianeta è materia. Quando gli arriva la bontà divina, diventa vivo il pianeta e quindi in grado di esercitare le sue influenze nel cielo inferiore, nel quale, cioè, la virtù in questo corpo si lega come la vita in voi. Cioè, c'è quest'idea in tutti questi versi che in qualche modo la generazione di ogni corpo umano ricorda in un microcosmo la creazione dell'universo e che la vita di ogni essere umano, cioè l'anima che dà vita agli organi e mantiene attraverso la circolazione del sangue la vita in noi, è analoga al costante lavoro degli angeli, lavoro tra virgolette, perché non è che soffrono, alla costante azione degli angeli che come motori muovono sempre i cieli e permettono che arrivi la bontà di Dio diversificata progressivamente, man mano che scende in continuazione, per dare vita al mondo sublunare, cioè al mondo che abitiamo noi. E adesso Beatrice, al verso 142, sintetizza la sua opinione, che è quella vera, insomma, contro quella di Dante. Per la natura lieta onde deriva la virtù mista per lo corpo luce come Letizia per pupilla viva.
Questo è meraviglioso ed è difficile, cioè a causa della natura lieta, cioè della gioia di Dio dalla quale deriva, questa virtù mista, cioè congiunta alla materia della stella, luce, cioè la luce dei pianeti, non si deve a una causa fisica, si deve alla felicità di Dio che segna la creazione, cioè la gioia in tutto il paradiso dantesco si manifesta come luce, così come la bellezza di Beatrice riflette la sua letizia, come abbiamo visto prima della pausa. E quindi quello che sta dicendo Beatrice è che, così come dice nel verso 144, nella pupilla degli occhi dei vivi la gioia si manifesta come luce, nello stesso modo le stelle danno luce a causa della gioia che c'è nella creazione. Quindi non è una luce che ha origini solo fisiche, ma ha origini teologiche. Da essa viene ciò che da luce a luce par differente, non da denso e raro, cioè da essa, dalla natura lieta dalla quale deriva, cioè dalla provvidenza divina, viene quello che rende diverse le luci delle stelle, non, riprende Beatrice la teoria sbagliata di Dante, non dalla rarità e la densità. Essa, cioè la natura lieta onde deriva, essa è formal principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo il chiaro. Cioè la natura, la bontà divina, cioè l'essenza formale, il principio formale, lieto, è quello che produce il turbo il chiaro, cioè la parte oscura, le macchie lunari e la parte chiare dell'universo, dice Beatrice. Dante deve arrivare ad applicare questo alle macchie lunari conforme alla sua bontà, cioè è la bontà di Dio quella che rende più chiare o più luminose alcune stelle e meno altre. Questo ricorda la prima terzina del paradiso. Vi ricordate la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove? Vi ricordate che quando abbiamo letto quel canto abbiamo commentato come questo penetra e risplende, ci dà subito l'idea che la luce è la manifestazione della gloria di Dio, non di una causa fisica. Così come vedremo lungo tutto il paradiso che le anime più felici sono, più intensamente luccicano. Allora, Beatrice ha detto, le macchie, cioè la diversità della luminosità delle stelle, che tu, Dante, da solo devi applicare alle macchie della luna, obbediscono a cause formali, a principi essenziali diversi, non a un accidente come la quantità di materia, come la densità. E quindi il fatto che Dante e noi dal mondo vediamo una parte della luna oscura obbedisce all'essenza di alcune parti della luna e non alla minor densità della sua materia. Siccome questo Beatrice non lo spiega, ci sono tantissime teorie su quale essenza della luna la rende ai nostri occhi mortali parzialmente buia. Secondo alcuni molto autorevoli,
La faccia inferiore della luna è oscura perché è già in commistione con il mondo sublunare della molteplicità umana che in qualche modo contagia questa prima parte per noi, no? La parte più superficiale del... Ora, come vi avevo promesso, prima di rileggere il canto, al di là delle difficoltà di questa spiegazione, che è una spiegazione davvero forse la più difficile di tutta la commedia, quindi io vi ringrazio di essere ancora lì con la telecamera accesa e ancora non del tutto pallidi, insomma. La cosa importante che ci dobbiamo sempre chiedere quando leggiamo questo libro enorme, incredibile, che è la Divina Commedia. A volte ci stanca così tanto la spiegazione di ogni singola parola o verso terzina che perdiamo il senso del globale. Noi ci dobbiamo chiedere perché Dante come autore avrà voluto mettere questo dubbio e quindi questa spiegazione all'inizio del suo paradiso. Allora, diamo tre possibili risposte che non sono, diciamo, escludenti, no? Che possono convivere. Innanzitutto, nominando la favola di Caino e quindi demolendo questa favola, Dante ha probabilmente voluto avvertirci che nel paradiso non c'è nessun'ombra di male. Cioè, neanche nel cielo più basso, nel pianeta più vicino alla Terra, c'è un ricordo di un peccato tremendo come quello di Caino. E a proposito di questo, c'è un'affermazione stupenda in questo canto che contrasta con alcune cose che Dante aveva detto in alcuni libri. Sapete che per il pensiero cristiano l'unità è sempre superiore. Diciamo metafisicamente, ma anche eticamente, alla molteplicità, perché l'unità riguarda Dio e la molteplicità riguarda l'umano. Perciò, per esempio, Dante nel De Vulgari Eloquentia attribuisce la diversità delle lingue, seguendo la tradizione biblica, alla punizione per la costruzione della Torre di Babele, perché in uno stato insomma, ideale, l'umanità avrebbe parlato una sola lingua, che era quella che Dio aveva dato ad Adamo. Poi vedremo verso la fine dell'anno che quando Dante troverà Adamo, cambierà opinione su questa cosa. O per esempio, chiaramente, tutte le invettive politiche contro la dissoluzione dell'impero e la formazione di nuove forze politiche locali, è chiarissimo che per Dante l'unità dell'impero è superiore alla molteplicità dei comuni. Orbene, in questa spiegazione la molteplicità del mondo sublunare è vista non come un difetto della materia, bensì come facente parte del piano divino per favorire la vita umana. E questo è importantissimo, cioè Dante conoscerà la diversità per arrivare a Dio dove questa molteplicità è tutta miracolosamente unita. Ma come umano ha bisogno, come la vita umana ha bisogno, della diversità che è già nella provvidenza, non è un difetto o una... Insomma, derivazione non desiderata, fa parte del piano dell'universo. E la seconda cosa importante che noi dobbiamo imparare qua e che Dante deve imparare come pellegrino è che la scienza razionale umana non basta per spiegare nemmeno la parte infima del paradiso, e cioè la luna. E quindi mette in bocca di Beatrice, il Dante scrittore, una spiegazione che, come dicevamo, sostituisce
la teoria verroistica razionalistica con una neoplatonica e quindi coerente con la visione cristiana. Infine c'è un'ipotesi non diciamo accettata da tutti i dantisti, ma che mi sembra comunque interessante sottoporre alla vostra considerazione, secondo cui ci sarebbe stata da parte di Dante una volontà politica di correggere il suo passo del convivio, nel quale, come vi avevo detto, lui segue la teoria aristotelica e averroistica, non solo per quel che riguarda, diciamo, questo aspetto della densità e della rarità, ma perché nel convivio Dante aveva scritto che la luna riflette la luce del sole e che, come voi sapete, era piuttosto diffusa la metaforizzazione di sole e luna per riferirsi all'impero e al papato, cioè alle due grandi autorità del mondo. Diciamo, secondo alcuni studiosi, Dante ha voluto ribadire, anche se l'aveva già detto al convivio, scusate, al Purgatorio, vi ricordate, Marco Lombardo aveva detto Roma soleva avere due soli, cioè aveva presentato impero e papato come due soli, opponendosi polemicamente all'immagine appunto più guelfa, secondo cui l'imperatore è la luna perché riceve la luce del papa, che è il sole. Quindi Dante nella Commedia e nella Monarchia esplicita più di una volta che imperatore e papa derivano direttamente da Dio la loro autorità e non è uno sottomesso all'altro. Siccome, secondo alcuni autori, il lettore medievale associava immediatamente la luna all'impero, perché era un'immagine molto diffusa nei trattati politici dell'epoca, Dante starebbe volendo correggere quello, cioè Beatrice, qui quello che sta dicendo è che la Luna, come tutti gli altri pianeti, compreso il Sole, dove Dante salirà tra un po', derivano, sia la Luna che il Sole che tutti gli altri pianeti, derivano la bontà di Dio direttamente, e non uno attraverso l'altro, perché vorrebbe affermare appunto la indipendenza del potere politico da quello religioso, come nella monarchia. Vedo che c'è qualcosa sulla chat. Beh, io vi ringrazio perché qualcuno di voi mette stupendo, commovente. Questo è un canto odiato di solito, eh? E quindi sono contenta che vi sia piaciuto nonostante la difficoltà. Lo leggiamo tutto di seguito. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a rivederli i vostri liti. Non vi mettete in pelago che forse perdendo me rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo giammai non si corse, Minerva spire, conducemi Apollo, e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri pochi, che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vive sì qui, ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorne uguale. Quei gloriosi che passaro al colpo non s'ammirarono come voi farete quando Iason vider fatto bifolco. La concreata e perpetua sete del deiforme regno c'en portava veloci quasi come il ciel, vedete. Beatrice in suso e io in lei guardava. E forse intanto in quanto un quadrel posa e vole dalla noce si dischiava, giunto mi vidi, ove mirabil cosa mi torsi il viso a sé, e però quella, cui non potea mia cura essere ascosa, volta ver me, sì lieta come bella,
Drizza la mente in Dio grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Parevame che nube ne coprisse, lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante, che lo solferisse. Per entro sé l'eterna Margarita ne ricevette come acqua recepe, raggio di luce, permanendo unita. Sì, io era corpo, e qui non si concepe come una dimensione altra patio, che esser convien se corpo in corpo repe. Accenderne dovria più il disio di veder quell'essenza in che si vede come nostra natura e Dio su mio. Lì si vedrà ciò che tenem per fede, non dimostrato, ma fia per sé noto, a guisa del ver primo che l'uom crede. Io risposi, Madonna, sì devoto come esser posso più, ringrazio lui, lo qual dal mortal mondo m'ha remoto. Ma ditemi, che sono gli segni bui di questo corpo che la giuso in terra fan di Caino favoleggiare altrui? Ella sorrise alquanto, e poi, se li erra l'opinione, mi disse, di mortali, dove chiave di senso non diserra, certo non ti dovrian punger gli strali d'ammirazione mai, poi dietro ai sensi vedi che la ragione accorte l'ali. Ma dimmi quel che tu da te ne pensi. E io, ciò che n'appar quassù diverso, credo che fanno i corpi rari e densi. Ed ella, certo, assai vedrai sommerso nel falso il creder tuo, sebbene ascolti l'argomentar che io gli farò avverso. La sfera ottava vi dimostra molti lumi, li quali nel quale e nel quanto notar si possono di diversi volti. Se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtù sarebbe in tutti, più e men distributa e altrettanto. Virtù diverse esser convenion frutti di principi formali, e quei fortuno seguiterien a tua ragion distrutti. Ancor, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, od oltre in parte fora di sua materia sì digiuno e sto pianeta, o siccome comparte lo grasso il magro un corpo, così questo nel suo volume cangerebbe carte. Se il primo fosse, fora manifesto nell'eclissi del sol, per trasparire lo lume come in altro raro ingesto. Questo non è, però è da vedere dell'altro, e se li avvien ch'io l'altro cassi, falsificato fia lo tuo parere. Se li è che questo raro non trapassi, esser conviene un termine da onde lo suo contrario più passar non lassi. E indi l'altrui raggio si diffonde così come color torna per vetro, lo qual di retro a sé piombo nasconde. Or dirai tu che il si dimostra tetro, ivi lo raggio più che in altre parti, per esser lì refratto più a retro. Da quest'istanza può deliberarti esperienza se già mai la provi, che esser suol fonte ai rivi dimostrarti. Tre specchi prenderai e due rimuovi da te d'un modo e l'altro più rimosso, tramboli primi gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi fa che dopo il dosso ti stea un lume che i tre specchi accenda e torni a te da tutti ripercosso. Benché nel quanto tanto non si stenda la vista più lontana, li vedrai come convien che ugualmente risplenda. Or come ai colpi delicaldi rai della neve riman nudo il soggetto e dal colore dal freddo primai, così rimaso te nell'intelletto voglio informar di luce sì vivace che ti tremolerà nel suo aspetto. Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'essere di tutto suo contento giace. Lo ciel seguente che ha tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze, da lui distratte e da lui contenute. Gli altri giron per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno, dispongono a lor fini, a lor semenze. Questi organi del mondo così vanno, come tu vedi ormai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno.
Riguarda bene o mai, siccome io vado per questo loco al vero che desideri, sì che poi sappi sol tenerlo guado. Lo moto è la virtù di santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, dai beati motor convien che spiri. È il ciel cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che lui volve, prende l'image e fassene suggello. È come l'alma dentro a vostra polve per differenti membre conformate a diverse potenze si risolve, così l'intelligenza sua bontate moltiplicata per le stelle spiega, girando sé sovra sua unitate. Virtù diversa fa diversa lega col prezioso corpo che ella viva, nel qual, siccome vita in voi, si lega. Per la natura lieta onde deriva la virtù mista per lo corpo luce, come Letizia per pupilla vita. Da essa vien ciò che da luce a luce par differente, non da denso e raro. Essa è formal principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo il chiaro. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.